Allora, questa sera sono particolarmente euforico e contento. Voi sapete che intanto salutiamo tutti quelli che si sono collegati. Siamo, come sapete, il dottor Scatamburlo, ginecologo. Dottoressa Mattei, dermatologa. Buonasera a tutti. Dopo ti presento. Voi sapete che la nostra rubrica settimanale si propone di fare un'informazione scientifica, però di base, chiaramente non sono lezioni sicuramente universitarie, cerchiamo di utilizzare termini semplici e per far capire alle persone, alla gente, di che cosa stiamo parlando. Sapete che la medicina è un campo molto complicato, utilizziamo a volte dei termini che nessuno, se non è del campo, conosce, e di conseguenza molto spesso confondiamo le persone quando parliamo. Invece lo vogliamo essere in maniera molto semplice, disponibili per spiegare le cose. Questa sera presento un ospite, perché vi ho detto che sono euforico, perché presento non solo un ospite, un amico, un maestro, se devo essere sincero, perché le prime volte in sala operatoria in laparoscopia le ho fatte con il dottor Garbin, quando eravamo ancora sul vecchio reparto. E il dottor Franco Garbin è primario all'ospedale di Milano, ginecologia ostetricia, e è colui che sostanzialmente ha portato Milano ad essere un centro di riferimento per le laparoscopie, per la sua grande passione di questo tipo di chirurgia, che adesso, sapete, sta un po' prendendo piede. Allora, i primi interventi sugli animali furono fatti all'inizio del secolo, si usavano cani, adesso ancora adesso per addestrare si usano maiali, cose di questo genere, però è normale, è una cosa tanti anni fa, insomma, soprattutto. Ma il primo intervento vero e proprio è stato fatto nel 1910. Ma dal 1910 agli anni 80 era una chirurgia vista con sospetto. Addirittura i centri di riferimento chirurgico, a coloro che operavano in laparoscopia, addirittura hanno avuto dei grossi problemi giudiziari. In particolar modo colui, se non sbaglio si chiami Murat, colui che ha creato e ha sdoganato la laparoscopia, che era francese, e un altro dottore tedesco, che adesso non mi ricordo bene il nome, furono addirittura radiati dall'ordine perché operavano in laparoscopia. Quando invece è stata sdoganata, credo nel 1987, da là la chirurgia, il mondo della chirurgia ha cambiato totalmente l'assetto, perché prima si facevano interventi demolitivi con la cosiddetta, parliamo di ginecologia, per cui parliamo, quando noi si taglia la pancia si dice laparotomia, da tomos, che vuol dire tagliare, no? Adesso si fa tutto con la microchirurgia. Allora, intanto vogliamo sapere come mai il dottor Garbin a un certo punto della sua carriera si è innamorato della laparoscopia e ha voluto portare avanti questo progetto. Beh, posso, siccome io non vado, non seguo mai il binario, sì. ti do una risposta. Io credo che quello che bisogna cercare di possedere, nel senso del farsi la cultura, la preparazione, eccetera, non sia unicamente una abilità, una tecnica chirurgica. In questo caso parliamo di laparoscopia e poi apriamo, ma bisogna saperle usare tutte, cioè devi saper usare la laparotomia, devi saper usare la chirurgia vaginale e devi usare la chirurgia per via laparoscopica, facendo in maniera che l'intervento sia appropriato a quella situazione clinica e sia appropriato a quella paziente, a quella patologia. L'interessamento per la laparoscopia mi è sorto, diciamo così, dalla curiosità che io ho sempre avuto per quello che è l'aggiornamento, e di conseguenza mi muovevo nelle varie sedi ospedaliere, universitarie. E ho cominciato a frequentare Milano, dove ho preso così questo attestato, ma chi mi è stato veramente, però, che mi ha aperto degli orizzonti è stato il dottor Minelli, che lavorava prima a Mantova e poi che lavorava, si è trasferito a Negrar,
e con lui ho dei ricordi molto, diciamo... Però lui è chirurgo, se non sbaglio, non ginecologo, giusto? No, no, è un ginecologo, chirurgo, che purtroppo adesso, diciamo, se n'è andato, nel senso da un po' di tempo, e quindi io ho incominciato fondamentalmente a imparare veramente le cose con lui. A Milano avevo preso, diciamo, l'attestato, avevo preso la certificazione, ma chi veramente mi ha trasmesso la passione è stato il dottor Minelli. Quello che io penso, ma non quello che lo penso, quello che è che appunto prima di tutto devi possedere tutte e tre le tecniche, perché ci sono alcune cose per cui la laparoscopia non va bene, e dopo possiamo scendere in particolari. Però certamente tutte le volte invece in cui è possibile affrontare il problema in laparoscopia, faccio un esempio, i tumori endometriali, oggi proprio il gold standard è la via laparoscopica, e che sta consentendo anche di fare dei progressi enormi nella riduzione dell'impatto. Nei tumori endometriali tu riesci a ottenere lo stesso obiettivo di stadiazione della malattia e quindi anche di valutazione in quello che sarà il percorso di cura corretto, che oggi sappiamo che viene sempre poi affrontato in maniera multidisciplinare, eccetera, con un impatto per la signora, diciamo, dal punto di vista del trauma, perché di questo si tratta quando si parla di chirurgia, si parla sempre di traumi, il minore possibile, con una ripresa molto veloce, con dei tempi di degenza molto veloci, e anche purtroppo in quelle condizioni dove poi è necessario la possibilità di accedere a terapie di supporto, quali possono essere la chemio e la radio, sperando che non ci sia bisogno, ma quando c'è bisogno, anche in tempi molto più rapidi, perché chiaramente uno si riprende molto prima da un accesso laparoscopico, che significa piccoli forellini, da invece una laparotomia che naturalmente comporta più demolitiva e anche ha più dei processi di guarigione, diciamo, più delle conseguenze. Chiaramente però non bisogna sottovalutare, perché anche la laparoscopia ci vuole molta expertise. Toccate medie, poi faremo anche tanti guai. Io da formatare a quale sono, penso soprattutto anche dal punto di vista estetico e psichico delle persone, cioè vedo tante donne che, se sfregiate, perdonatemi il termine, da una chirurgia maggiore, dopo hanno difficoltà a rapportarsi con i partner, piuttosto che a mettersi questo muro da bagno e andare in spiaggia, al di là del processo di guarigione che implica ovviamente una terapia locale e anche una protezione solare e quant'altro. Quindi penso anche sia un regalo a molte donne. Considera che fino a 40 anni fa il parto cesareo veniva fatto, certo. Per longitudinale, per cui lasciava delle cicatrici devastanti. Cioè, io purtroppo mi trovo a gestire qualche volta queste cicatrici, perché vengono da me a chiedere una soluzione, che può essere infiltrazione di cortisone o laser frazionato, quello che ci va di seguito. E come parlavamo dei tumori a proposito del casco a freddo per contro la caduta dei capelli, per carità, è un vezzo sicuramente, è un qualcosa, ma però è importante. Per le donne a livello veramente di accettazione vedo che è molto importante. Certo che bisogna sempre fare attenzione a non sposare una tecnica solo perché tu che sei un grande, e sei anche un grande amico, nel corso degli anni si parla magari al dottor Garbini, laparoscopista. Devo dirti che sotto sotto a me non piace tantissimo, perché io ho cercato di raffinare, voglio dire, le mie conoscenze di chirurgia laparotomica, vaginale, eccetera, eccetera, quindi la trovo un limite, cioè uno che è un laparoscopista e stop è un limite. Perché poi finisce magari per instradare una determinata situazione clinica a quella soluzione chirurgica, anche quando magari non è adatta. Se volete vi faccio un esempio, per esempio quando non è adatta. Esempio, se una cosa molto, molto frequente, una signora che magari ha un utero, un fibroma che si ingrossa velocemente, che è vascolarizzato, che ha delle lacune, che magari è anche non più particolarmente giovane, e che tu affronti l'intervento con la laparoscopia
e lo asporti senza sapere esattamente, senza renderti conto, più che sapere, renderti conto che potrebbe essere un fattore di rischio, perché magari stai intervenendo non su un fibroma, ma magari su un sarcoma. Sì. E quindi faresti un grosso guaio, perché dissemineresti delle cellule con possibilità di impianto a livello addominale. Quindi ecco, bisogna tenere sempre in mente. Sì, è chiaro il dubbio. Allora, non è che è chiaro che quando ti ho presentato non volevo dire che tu eri solo laparoscopista. In realtà, di interventi chirurgici, io e te, che eravamo sempre solo operatori insieme, ne abbiamo fatti di tutti i tipi. Soprattutto ricordo importante la chirurgia vaginale per la prolasso, ad esempio. In cui addirittura non c'è nessuna cicatrice. Il parto cesareo per via laparoscopica sicuramente non si può fare, è un po' difficile. Per cui, però, avere un centro di riferimento laparoscopico ha rappresentato per Milano una assolutamente grande. Assolutamente sì. E soprattutto c'è stata un'evoluzione fin dai primi tempi in cui andavamo in sala operatoria nel vecchio reparto, negli strumenti, nei metodi, cioè c'è stata, io l'ho vissuta questa cosa a Milano, è stata bellissima perché abbiamo utilizzato sempre poi macchinari nuovi, eccetera, ed è stata fondamentale per sotto certi punti di vista. Ma pensa che anche per quello che riguarda, per esempio, la chirurgia, scusate un po' di pulsore, super vaccinata però, e per quello che riguarda la chirurgia dei prolassi, che diciamo la tradizione è quella di affrontarle per via vaginale, ma ci sono anche dei limiti, e i limiti sono che a volte la via vaginale non ti permette di conservare un'adeguata funzione di quella vagina, e la laparoscopia invece ti consente di affrontare l'intervento con delle tecniche particolari, cito per esempio, si chiama du Buisson, con una retina che sostiene il corpo uterino, il collo uterino, che permette di rispettare quella che è l'anatomia e la funzione dell'organo. Quindi è senz'altro una tecnica di cui uno non può assolutamente fare a meno, ma non può in senso esteso, perché vedi per esempio nel campo, come dicevo, dei cedimenti del pavimento pelvico, che sono tanti, ha dei risultati molto buoni, sì, molto buoni. Ecco, una domanda che può sorgere spontanea, da un punto di vista economico, secondo te c'è stato un guadagno o costa di più la laparoscopia? Allora, secondo guardando te, tutto, no, diciamo, anche i tempi di degenza, ricovero e tutto il resto. Allora, quando incominci, ci sono naturalmente degli strumenti fantastici che puoi usare, e gli strumenti però costano. Poi con il tempo impari che non è sempre necessario usare degli strumenti costosi per ottenere un risultato elevato. Puoi usare anche semplicemente una pinza e una forbice e ottieni esattamente lo stesso risultato. Magari tieni lo strumento particolare per usi particolari, che possono essere soprattutto quelli oncologici. E quindi anche il costo della laparoscopia si è enormemente ridotto, perché oggi è tutto legato naturalmente. Io non faccio adesso il violino per me, che sono vecchio, eccetera, ma è chiaro che conta l'expertise. L'expertise conta tantissimo, per cui più esperto sei, meno spendi. Chiaro. Ecco. Penso che questo si possa comunque ritenere comune in tanti campi. Se so dove devo battere, ho stato un colpo, mentre se non lo so, inevitabilmente ci metto molto di più. Assolutamente. Io volevo riportare quello che lui ha detto, che appunto non è solo laparoscopista, ma ginecologo in generale, a quello che appunto è un comune denominatore con la mia specialità, di cui abbiamo parlato un attimino prima. Nel senso che io mi sono trovata, in particolare durante il lockdown, devo dire, ma anche in generale, con dei pazienti assolutamente ignoranti, non nel senso culturale, ma nel senso che ignoravano la frequenza e anzi direi l'incremento di tutte le malattie veneree.
Nel senso, noi, i nostri dati sono assolutamente allarmanti, inteso non soltanto di malattie venere che possono essere date da papillomavirus, di cui dopo vorrei parlare un secondo perché è un argomento che comunque abbiamo tutti e tre in comune. Assolutamente. Ed è molto importante da tutti e tre i punti di vista, direi. Assolutamente. Ma anche io mi sono trovata a avere a che fare con degli herpes genitali, ma paurosi durante il lockdown, cioè nel senso che non potendo accedere al Servizio Sanitario Nazionale per i motivi, parlo del lockdown di marzo dell'anno scorso, veramente paurosi, da pensare all'immunodeficienza del soggetto che lo contraeva quasi molto spesso. Mi sono trovata a che fare con gonorrea e addirittura con sifiliti che avevo studiato soltanto nei libri di testo, che solo l'università, al distretto universitario di pronto soccorso, avevo avuto possibilità di vedere. E dico, questa cosa la trovo allarmante, e avendo a che fare spesso con adolescenti, mi trovo anche, questi adolescenti mi vedono relativamente diversamente giovane, comunque si trovano a loro agio con me a fare domande anche certe volte che magari i genitori non farebbero, e appunto mi trovo a dover spiegare che il semplice uso dell'estroprogestinico orale, quindi della pillola, non è che fa prevenire la malattia venerea, cioè ci vuole qualcos'altro, ci vuole un modo di protezione fisico. E mi chiedo, un'educazione appunto sessuale, abbiamo parlato di educazione a livello di nutrizionista, con appunto l'altra sera, chiedo anche che per me un'educazione sessuale adeguata, di cui si parla da tanto tempo, da quando ero io adolescente, mi sembra che passi avanti da questo punto di vista non ci siamo stati, no. Per pudore, per tabù, non so perché motivo, però si lasciano questi ragazzi con il telefono, agli amici, al web, esattamente, ai blog, ai blog che prendono quello che vogliono, la trattano, non esiste più come avevamo noi che sapevamo di cosa stavamo parlando. È un'idea molto confusa, al di là della promiscuità, non mi permetto di discutere. Volevo sapere il punto di vista di entrambi, in realtà. Vuoi rispondere? No. Io condivido quello detto, perché è una cosa che anche umanamente colpisce. Ho dovuto occuparmi di pelvi rovinate in donne giovani da infezioni sessualmente trasmesse. Ma il problema, credo, è che andrebbe insegnato nelle scuole. Non è questione di morale, adesso questo è un altro discorso, ma molte persone ignorano che attraverso un rapporto sessuale possono essere trasmesse delle infezioni gravissime, che non sono soltanto le infezioni virali, che, sul quale si sta facendo una grande battaglia con le vaccinazioni, e ricordandosi poi che la vaccinazione da sola non copre tutti le possibili danni, ma anche per quanto riguarda le infezioni di tipo batterico, che possono dare poi delle infezioni tubariche e con conseguenze gravi. Sì. È chiaro, io penso che tutti noi cambiamo attraverso la cultura e la conoscenza, quello che ci permette di evolvere, e quindi queste cose andrebbero insegnate nelle scuole a persone che usa una protezione di un estroprogestinico eccetera. Bisogna anche spiegare, sì, che quello non protegge dall'infezione e che forse in determinate situazioni devi usare anche, associare una barriera. Esatto, dei rimedi di natura fisica. Esatto. Però io mi trovo anche spesso, ovviamente voi sapete meglio di me, che prescrivendo l'isotretinoina in orale io sono costretta a mettere le pazienti in pillola. In pillola. Legalmente pillole, consigliare anche un metodo fisico, quindi devo dire entrambe le cose. La prima domanda che mi fanno le ragazze, mi sbarrano gli occhi dicendo: io non voglio prendere la pillola perché ingrasso, che l'ho sentito dire, l'ho detto anche io a mia volta al tempo, devo dire, però c'era stato la Diana, era diverso. C'è anche questo, davanti a un reparto ecografico di cisti importanti a cui il ginecologo ha consigliato l'utilizzo, vengono da me, ma non c'è un'altra strada. Certe volte io rimango un po'... Ma a volte sono molto disorientate, perché le informazioni che noi stessi diamo, sono stato, perché adesso in questo periodo, in questo anno, dove siamo stati chiusi, non so voi, io mi sono collegato a tanti di quei webinar che sono praticamente anche domenica, tutto il giorno, attaccato un webinar registrato. E noi stessi a volte diamo delle informazioni che sono un po' contrastanti
ad esempio le informazioni che la pillola aumenta le trombosi, eccetera, senza specificare che innanzitutto non esiste la pillola, ma esistono le pillole. E quindi anche questo è un altro discorso che mi sento sempre a dire. Cioè, quello o quella? No. E che differenza c'è? Ma no, cioè, c'è una grammatura diversa, ci sono dei principi attivi diversi, quindi hanno funzionalità. Tu devi adeguare la terapia estroprogestinica o anche solo progestinica alla paziente che trovi di fronte. Abbiamo già parlato in occasione con la dietologa del discorso dell'ovaio policistico. L'ovaio policistico sappiamo che ha una certa correlazione con la resistenza insulinica, con l'aumento o l'aumento assoluto degli ormoni sessuali maschili o la riduzione del sex hormone binding globulin, con conseguente problema di acne per cui vengono da te. È chiaro che in una paziente del genere io devo consigliare assolutamente una pillola con un antiandrogeno, capisci? E ci sono anche pillole, adesso la ricerca ha portato a fare le pillole ad esempio contro spirenone, che è derivato di un diuretico, per cui non è vero. E se poi guardiamo bene, se noi spieghiamo alla paziente, guarda che non è che aumenti di peso, ma la ritenzione idrica, e se poi senti che mangia patatine, beve la Coca-Cola, eccetera, eccetera, non è che è la pillola, evidentemente è la conseguenza anche di una qualità di alimentazione totalmente sbagliata. E un'altra cosa su cui appunto mi trovo a avere a che fare è che comunque noi viviamo, Mestre stessa è diventata una città multietnica, quindi anche lì mi trovo certe volte questa barriera, nel senso che vengono da me dopo che hanno delle manifestazioni importanti, parlo di herpes sempre genitale, ma parlo di condilomi, parlo di qualunque malattia. Anche la sifilide in parte. Esattamente, questa, quello, ma anche cisti a livello appunto genitale, ripeto, sono cose, parlo da dermatologo, penso che anche questo possa avere, provochi una differenza nel nostro modo di gestire le pazienti, no? E hanno anche più problemi a dirti che rapporti hanno, quando non hanno avuto l'ultimo rapporto, se prendono la pillola o no. Cioè, io ho delle difficoltà in questo senso. Sì, effettivamente sono molto, diciamo, diffidenti, perché evidentemente l'informazione, io continuo a pensare che poi sia sempre lì il problema, l'informazione sia un po', non è che l'informazione deve essere rigida e dire tutte le stesse cose, però a volte rischia di spiazzare chi ascolta, se non è, diciamo, molto addentro al problema. E quindi noto anch'io che ci sia forse meno accettazione di un contraccettivo oggi di quanto, non so, mi succedeva 30 anni fa, molto senza toccare temi. Bisogna anche sottolineare, secondo me questo andrebbe sottolineato, perché sembra che si tocchino problemi etici, come se che un'eventuale, diciamo, gravidanza tra l'altro non voluta è un'esperienza devastante comunque, quindi non è un problema, è veramente poi devastante comunque la situazione. E il rischio legato al contraccettivo corretto per quella persona che hai davanti è minimo. Anche dico, se lei adesso va a casa in macchina e fa l'incrocio, c'è un rischio, bisogna parlare anche in percentuali, delle percentuali bassissime della possibilità, e poi dire, selezionarle, che sintomi devono fare attenzione, ma veramente è un rischio infimo. Invece vedo che c'è molto molta diffidenza, però è una cosa che viene pagata, perché viene pagata anche semplicemente in termini di gravidanze non volute, viene pagata. Io direi che c'era un post l'altro giorno a cui ho risposto in maniera molto, non era neanche sbagliato, ma ha avuto una cascata poi di commenti, ed era che l'aborto è un diritto ed è stato guadagnato chiaramente con l'emancipazione, poi con la legge 194. E poi c'è stata anche la nascita della pillola RU486, vi ricordo essere una pillola abortiva. E però io non è che sono diffidente, però ragioniamoci su, io non vorrei che il fatto di poter abortire, di avere una pillola che ti permette di abortire, diventa un viatico per dire vabbè, facciamo sesso a destra manca, tanto domani prendo la pillola per abortire. Da un punto di vista psicologico, sia utilizzare la pillola, che non è così semplice come possa sembrare, perché io voglio
farvi capire che prendere una pillola per abortire non è una passeggiata di salute. Ecco, sottolineano bene, perché veramente no, perché qua pensano che sia, sì, che sia una cosa banale, rimango incinta, prendo la pillola e passa tutto. Non è così semplice, e neanche passare per la via per l'istruzione, per la legge, per l'araschiamento, non è proprio una passeggiata di salute. Rimane qualcosa poi nella mente, c'è una cicatrice che è difficilmente indelebile, giusto? Per cui un'adeguata educazione sessuale, io sono anni che lo dico, ci vorrebbe, non dico tanto, ma un'ora al mese, cosa vuoi che ci, un'ora ogni due mesi, top. Parlare di educazione sessuale fatta bene, secondo me, potrebbe aiutare molto, perché io vorrei ricordare anche che una delle malattie a trasmissione sessuale tra le più frequenti, l'HPV, può comportare, è una, credo, sia l'unica malattia a cui è stato dimostrato essere a trasmissione sessuale. Per cui porta al tumore del collo dell'utero, tumore del collo dell'utero che è un tumore maligno, ok? Il dottore, poi il dottor Franco Garbini, aveva ricordato la clamidia, per esempio, che può portare a sterilità, per cui, sì, ed è anche questa trasmissione sessuale, la gonorrea, cioè, per cui cerchiamo di fare mente locale. E a proposito dell'HPV, so che tu sei un grande esperto, perché anche nel campo dell'oncologia, volevi dire qualcosa su... Sì, visto che siamo qui stasera, forse io vorrei sottolineare anche una cosa, che noi adesso stiamo parlando di donne, però la cultura va fatta anche sul maschio. Ma assolutamente sì. E soprattutto, cioè, la vaccinazione HPV. La vaccinazione del maschio e anche la consapevolezza che l'HPV, trasmesso alla donna dal maschio, perché quindi lui ha l'obbligo, anche adesso i ragazzi di 12 anni, non è che premi solo sulla ragazza, devi premere anche sul ragazzo che venga vaccinato, e poi ricordarsi che tra l'altro il vaccino è un enorme mezzo che noi abbiamo, ma non solo per diminuire i rischi di tumore del collo dell'utero, vagina, vulva, anche se la collocazione è diversa, ma per esempio per diminuire anche parte dei tumori del retto e parte dei tumori della gola, e quindi la vaccinazione va bene anche per proteggere anche tutto il mondo, anche tutto il mondo gay, eccetera. Quindi è una cosa da cui continuare a battersi in termini di informazione, e l'informazione deve partire, secondo me, dalla scuola, come abbiamo accennato al problema del sovrappeso. Prima accennato, il sovrappeso oggi viene considerato giustamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che è pari al tabacco per rischio oncologico. Il tumore dell'endometrio, che colpisce prevalentemente il tipo 1, i donne in menopausa, 8 volte su 10 viene a donna sovrappeso, perché il grasso che hanno a livello del giro vita accumula e scarica estrogeni che vanno a stimolare in maniera irregolare la famosa aromatasi, no? Quindi anche l'alimentazione è chiaro che c'è una genetica dietro. Io sono sempre stato secco, perché la mia famiglia tutti secchi, e poi quindi la persona che invece è grossa non è che sia colpevole, perché anche lei c'è una genetica con la quale confrontarsi, quindi va sempre umanamente, però va anche educata. E questa educazione, secondo me, va iniziata dalla scuola e continuata, perché è lì che possiamo tenere le rivoluzioni. Assolutamente. Ripeto, per me è molto giusto e molto importante quello che hai detto, cioè nel senso, molto spesso, sempre, l'HPV è associato alla femmina, cioè al soggetto di sesso femminile, e per via vaginale. Non ci rendiamo conto, appunto, che può localizzarsi e trasmettersi anche in altra via. E questo è un concetto che non arriva. Come non arriva, appunto, molto spesso le mamme mi chiedono: faccio vaccinare il mio figlio, ma è maschio? E quindi, cioè, maschio o femmine, è di solito in qualche maniera hanno in contatto, in qualche maniera ci vengono, esatto, prima o poi. E ancora, io personalmente, avendo a che fare con l'HPV, perché ovviamente lavorativamente le verruche sono causate dall'HPV, i condilomi sono causati dall'HPV, mi sono vaccinata non più di, penso, 5-6 anni fa, consigliata da tutti i miei amici e colleghi ginecologi, dicendo: tanto lo faccio. Volevo anche questo, a entrambi, fare questa domanda. Il fatto di vaccinarsi anche verosimilmente in un'età in cui l'HPV l'ho già visto, ha senso, non ha senso, è stato corretto? Perché ovviamente mi sono letta quello che potevo leggermi e studiata, e ho ritenuto che fosse più che intelligente, se non altro per ridurre
la possibile virosi, potenza di questo papillomavirus. Voi lo consigliate? Perché in tutto ciò, prima che io mi vaccinassi per la mia categoria, quindi per un'età che non era più pubere, era pagamento e costava effettivamente dei bei soldini, perché era costoso. Sì. Dopo, perché ne sono anche più dosi, peraltro. Sì, adesso non mi ricordo, sono due o tre, ma comunque, dopodiché, adesso costa sulla cinquantina di euro, cose di questo tipo. Un'altra domanda. È assolutamente, se ho capito bene, l'ideale sarebbe sempre quello di fare la vaccinazione prima di intorno ai 12 anni, quindi prima di iniziare una vita affettiva. Però assolutamente è indicato anche successivamente, ma adesso si sono fatti notevolmente, voglio dire, una rivisitazione delle indicazioni. Adesso, quando viene trattata una donna per una patologia, diciamo, potenzialmente pericolosa per il carcinoma, situazioni, insomma, adesso non uso termini tecnici, ma che possono portare al tumore, dopo che hai fatto il trattamento, è assolutamente consigliato di fare la vaccinazione in chi non l'ha fatta, perché si è visto che ti aiuta realmente ti aiuta nella possibilità che non recidivi, il sistema immunitario. Cioè, io vedo anche che davanti al semplice papà test positivo i vostri colleghi consigliano benissimo papà test positivo. Esatto, fa parte delle linee guida, parte delle linee guida attuali, sì. E ancora sempre in questa mentre, scusami, mentre dagli 11-12 anni è gratuito. Sì, ripeto, io faccio parte di un'altra generazione. Appunto. Ricordiamoci però che anche il vaccino, parliamo solo del virus, in questo caso, è anche fatto in età appunto pre-affettiva, eccetera, pre-sessuale, ti protegge circa il 70%, sì, perché c'è comunque una quota considerevole che non è protetta. Sì, anche quando, allora io quando spiego alle mie pazienti che cos'è allora HPV è l'acronimo di Human Papilloma Virus, o virus della papillomatosi umana. Allora, quando cerco di spiegarlo, siccome c'è un po' di confusione, tutti pensano che sia uno. In realtà, dico, devi immaginare l'HPV come le razze dei cani. Cioè, tu hai Chihuahua e hai Rottweiler. Ora, se ti morde il Chihuahua, gli dai un calcio e lo mandi via. Se ti morde il Rottweiler, ahimè, fa molti più danni. Per cui, quando noi parliamo dell'HPV, parliamo di una serie di razze di cani, per esempio, dove ci sono i cagnolini che anche se ti mordono non fanno niente, e ci sono i cagnoloni che quando ti mordono ti possono far veramente male. L'HPV è la stessa cosa, viene identificato con un numero, alcuni di questi numeri identificano dei virus ad alto rischio, altri a medio rischio e altri a basso rischio. Le verruche comuni normalmente sono dati dai virus a basso rischio, anche i pori che possono venire sulle mani o sui piedi, le famose creste di gallo, eccetera, sono sempre date da questo virus. Però dipende qual è il cane che ti morde. Se ti morde il chihuahua o il barboncino, un paio di maniche. Quando ti morde quello ad alto rischio, che potrebbe essere un rottweiler o un pitbull, ahimè, potrebbe portare in una percentuale di casi a un tumore maligno. Io ahimè ho anche, non farò il nome perché ho perso una mia paziente, la quale, che poi è venuta anche a partorire a Milano, tanti anni fa, era una ragazza di 34 anni, che non aveva mai fatto il pap test e non si era mai interessata. Ahimè, se ne sono accorti quando era incinta. Soltanto che è andata a Padova, a Trieste, in giro, e tutti quanti hanno detto no, devi abortire. Lei era 12-13 settimane, ha detto io non me la sento, io questa bambina la voglio, e ha portato a termine la gravidanza. Ahimè, non si poteva fare nulla di chirurgico, perché né chemioterapia né radioterapia. All'ottavo mese della bimba la ragazza ci ha lasciato, mi ha lasciato un grande vuoto nel cuore, perché io sono stato l'unico che ha voluto seguirla, perché lei non voleva abortire e tutti dicevano no, e non la voleva seguire nessuno. L'ho seguita nei suoi ultimi anni di vita e ahimè se n'è andata a 34 anni. Perché? Perché non aveva la cultura della prevenzione. È un discorso che facevamo in parte prima, e devo dire che per me con il Covid, sarete d'accordo, con te ne abbiamo già parlato, la cosa si è acuita, cioè i controlli che devono essere fatti a un mese o a un anno sono stati fatti a 2-3 anni, perché ho paura di andare in ospedale, ho paura di farmi vedere, e purtroppo... Oppure proprio non c'erano i protocolli di screening, sono saltati. Io vorrei aggiungere però una cosa un po' anche
che ci rimetta, diciamo, bene in carreggiata, cioè molte donne in un periodo della loro vita sono portatrici di uno o più varianti del papillomavirus. Essere portatrice non vuol dire essere ammalate, la stragrande maggioranza non avranno niente, la stragrande maggioranza elimineranno, perché alcune leggono, fanno il test e poi arrivano terrorizzate. Poi il controllo, perché il virus è importante quando dà dei danni cellulari, nella stragrande maggioranza dei casi non dà il danno cellulare. Quindi quelli sono soggetti, semplicemente, che vanno controllati con un po' più di attenzione. Quindi tenere presente che il fatto di avere una positività al test non vuol dire affatto che tu sia ammalato, non vuol dire affatto che tu debba sviluppare una malattia grave, e nella stragrande maggioranza dei casi quei soggetti guariranno spontaneamente. Però tenere presente che una piccola parte di quei casi invece evolveranno in malattia e quindi vanno seguiti. Questo per dare un po' di senoscrizione. No, ma io infatti prima, se ti ricordi, avevo sottolineato minima percentuale di casi arriverà al tumore. La stragrande maggioranza rimarrà inerte o addirittura lo potrà eliminare da solo da un po' di anni. Si trova ad avere appunto a che fare con dei risultati che portano i referti vostri, quindi divisione. Questo per quanto riguarda il pap test o comunque l'HPV. Per quanto riguarda i condilomi, quelli non se ne vanno via, bisogna trattarli. Anche lì, davanti ai condilomi, abbiamo una tempistica, nel senso che sappiamo che se vediamo i condilomi, evidentemente il contatto è stato da poco tempo, quello è una certezza, credo, per tutti. E anche lì dipendono dalle condizioni di immunocompetenza dell'ospite comunque, nel senso che tu puoi dare tutte le terapie del mondo, fare la crioterapia in alcuni casi, io credo di più alla clofidotossina piuttosto che all'emiquimod perché funziona meglio, però innanzitutto possono provocare degli effetti collaterali che sono banalmente erosioni, fastidi e quant'altro, ma recidivano tranquillamente. E mi sono trovata anche nella condizione di diagnosticare dei condilomi, in questo caso femminili non maschili, e il ginecologo non era d'accordo con me, quindi alla fine tu sai cosa facciamo? Ne togliamo uno, facciamo l'esame istologico e vediamo chi ha ragione. Quella è l'unica cosa, perché esiste anche una condizione chiamata micropapillomatosi, che in realtà non è legata al papilloma virus, quindi non è virus, ma apparentemente potrebbe assomigliare a un'infezione diffusa da virus. Sono delle micropapille che si formano, ma solo per questioni ormonali. Ma non hanno a che fare col papilloma virus. La micropapillomatosi non ha a che fare col papilloma, si può anche sbagliare. È chiaro che quando c'è il dubbio, secondo me la biopsia è la... fai uno sharing, togli una, la vai a analizzare. C'era tanto qualche domanda per caso? No, perché so che ogni tanto ci domandano. Io volevo passare a un altro, uno degli interventi importanti, soprattutto di cui si parla poco, e questo lo dico anche questo per un discorso un po' di, tra virgolette, di ignoranza. Allora, il tumore dell'ovaio, se ne parla poco, però ahimè il tumore dell'ovaio è uno dei tumori più, diciamo, anche il tumore della tuba, che è molto più raro. Sono dei tumori che, ahimè, danno segno di sé molto, molto tardi rispetto al tumore del collo dell'utero. Ecco, io sono sempre stato convinto, e volevo sapere una tua opinione, se nell'ambito della visita, perché tanti non lo sanno, tanti non lo fanno e tanti lo ignorano, che nella visita sarebbe a completamento importante fare l'ecografia transvaginale. Io personalmente ho sempre pensato questo, credo che non si possa fare, il mio pensiero, una visita ginecologica senza associare un'ecografia transvaginale, se fattibile, la migliore di tutte è la transvaginale, come credo che fare anche una visita ostetrica in corso di gravidanza senza fare un'ecografia, il 9 informazioni su 10 le hai dall'ecografia. Quindi le due cose secondo me non sono dissociabili. È come quando parlavo prima che la chirurgia deve avere in mano questo, questo e quello, anche qui non puoi, sì, io sono, non sono dell'idea che tu fai la visita e non fai l'ecografia. Io penso che sempre andrebbe fatto così. È fondamentale, soprattutto in ostetricia, ma nel campo della ginecologia, ricordo, io sono poi un ecografista, io amo molto l'ecografia, per cui per me è sacra.
bidimensionale, monodimensionale o tridimensionale o quadrimensionale, perché sono tutte quante le dimensioni nell'ecografia che abbiamo, per cui ed è fondamentale per la diagnosi di alcune patologie e soprattutto il problema del, per esempio dell'ovaio, perché con la semplice vista o con il pap test, sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché molto spesso mi arrivano delle pazienti e mi dicono: beh, dottore, tanto ho fatto il pap test, come se molte donne pensano che il pap test veda tutto ciò che c'è nell'apparato genitale femminile, tipo non so, faccio un'ecografia per la prima volta, signora, sapeva di avere un fibroma, no, ma se ho fatto il pap test 3 mesi fa, ma capisci? C'è questa confusione. Però qua arriviamo sempre al punto d'inizio di cui parlavamo, che non c'è questa educazione, cioè l'ignoranza è scusata, per modo di dire, perché veramente non diamo modo dall'adolescenza in poi, dalla pubertà in poi, ad avere delle nozioni molto chiare. Assolutamente. Quindi per me è quello lo zoccolo duro che andrebbe fatto sia al pubblico femminile che, scusatemi, anche al pubblico maschile comunque. Vabbè, senza ovviamente voi avete a che fare con le donne, ma in realtà abbiamo detto causa-effetto, il nesso c'è, quindi anche quello potrebbe essere... Ma sai, l'ecografia ormai è uno strumento da tanti anni che ti permette di avere tante informazioni, ma parliamo anche di situazioni benigne, del fibroma, l'endometriosi, che... cioè ti permette di avere tante informazioni che non vedo come si possa farne a meno. Sì, che poi adesso hai innescato un'altra, cioè un argomento con Franco che potremmo parlarne veramente per ore e ore. Ha parlato di una malattia a molti sconosciuta che è l'endometriosi. L'endometriosi penso che sia una di quelle patologie che da un punto di vista laparoscopico ha subito veramente delle influenze molto positive da questo punto di vista. Vuoi magari spiegare un attimo che cos'è l'endometriosi e perché la laparoscopia è così importante in questa malattia? Ok, cerco di essere molto breve, cioè la mucosa che sta dentro all'utero si chiama endometrio. Questo in una percentuale non indifferente di donne va a impiantarsi in luoghi che non sono i suoi, perché se sta dentro l'utero va benissimo, ma se va a crescere a livello dell'ovaio, a livello della parete intestinale, a livello della parete vescicale, non va bene per niente. E qui sarebbe tutto da spiegare qual è il discorso immunitario, eccetera. E la laparoscopia, permette in determinate... devo fare una premessa breve, perché sennò... negli anni passati c'era un taglio molto più chirurgico nell'affrontare il problema endometriosi. Oggi è molto molto ridimensionato questo, nel senso che conosciamo molto di più e quindi sappiamo molto di più quando è opportuno intervenire chirurgicamente e quando non è affatto indicato intervenire. Certamente quando dobbiamo intervenire sia dal punto di vista diagnostico e sia dal punto di vista chirurgico-terapeutico, la tecnica assolutamente indicata è quella laparoscopica, non c'è proprio paragone, anche perché ti permette di vedere le cose molto meglio, perché tu puoi ricavarti, entrare negli spazi, fare zoom dell'immagine ti permette molto, che cosa che sarebbe secondo me ormai veramente preistoria andare a fare l'atomia. Quello che bisogna sottolineare è che però bisogna stabilire bene quando devi intervenire, perché l'endometriosi in molti casi non la devi operare e quindi anche lì abbiamo fatto ci siamo evoluti, insomma, abbiamo come supporto anche delle terapie ai tempi iniziali quando ho incominciato a interessarmi di questo, eccetera, certamente il taglio era molto più chirurgico e visto con gli occhi di oggi, certamente criticabile. E non so se sia una mia impressione, però a me sembra che le diagnosi di endometriosi siano aumentate, cioè almeno tra le persone che sento, non riesco a capire se siete voi più bravi a diagnosticarle o se c'è un motivo, un cofattore. Posso dare la mia opinione? È che ci sono sempre state, perché l'endometriosi è una delle malattie più frequenti nella donna. Addirittura si è visto che è presente nella stragrande maggioranza delle donne, soltanto che per fortuna è asintomatica. E abbiamo notevoli aiuti da un punto di vista diagnostico. Sì. L'ecografo che adesso ha delle immagini
impressionanti. La risonanza magnetica, abbiamo alcuni marcatori ovarici che possiamo utilizzare, che però non sono sempre presenti, come il CA125, e poi abbiamo la laparoscopia esplorativa anche. Per esempio, se abbiamo dei dolori, noi la chiamiamo in termine tecnico PID, una pelvic inflammatory disease, cioè dolore pelvico, tante volte dice: ascolta, qua non riesco a capire cosa c'è, vado con la telecamera a vedere. E tante volte trovi, per esempio, degli impianti, no? Certo, certo. Quindi tu dici che con la tecnica laparoscopica siete riusciti a diagnosticare. A diagnosticare molti di più rispetto a una volta. Una cosa che volevo un attimo, dicevi che oggi, certo, i motivi sono due, cioè sono di più. C'è l'analisi dei pazienti, banalmente. Allora, prima di tutto oggi la conosciamo. Mentre un tempo la signora che si lamentava, eccetera, eccetera, veniva bollata come isterica, perché uno diceva: ah, questa ha dei dolori, non vedo niente, è isterica, invece non era isterica per niente. E questo. Poi c'è un altro particolare: noi quando la trattiamo dal punto di vista medico in situazione, diciamo, una certa entità, cosa facciamo con i farmaci? Sostanzialmente blocchiamo le mestruazioni. In natura cos'è che bloccava le mestruazioni? Le gravidanze. E attualmente è anche aumentata perché per motivi, lo studio, il lavoro, gli impegni, eccetera, eccetera, le gravidanze sono poche e vengono fatte ad un'età più avanzata. E in fondo la gravidanza non è che guariva l'endometriosi, ma te la metteva in stand-by le nostre bisnonne. Facevano i figli, quindi è cambiato tutto il panorama. Non è con questo che voglio dire che adesso devono fare i figli, però il motivo è questo, la conoscenza che sappiamo e il fatto che in effetti l'età della prima, il blocco non avviene, avviene magari in età molto successiva. Questo permette ai soggetti predisposti, che i focolai si sviluppino. Ahimè, il problema è che andando più avanti a cercare una gravidanza, per cui supera i 30 anni, 35, la endometriosi ha fatto qualche danno, ad esempio delle aderenze che possono implicare anche una chiusura delle tube. Che c'è l'endometriosi non diagnosticata. Dell'endometriosi non diagnosticata, e tanto è vero che molto spesso nelle laparoscopie che facciamo, esplorative o per dolori eccetera, noi facciamo anche la salpingocromoscopia. Che cos'è? È una tecnica banalissima in cui si inietta un liquido di contrasto, che normalmente è blu di metilene, e si vede se passa attraverso le tube. Questo è importante per capire se le tube sono pervie dopo l'intervento, no? Certo. Se posso dare un'ultima anche cosa sull'endometriosi, ecco, ricordarsi che anche quando si parla di endometriosi, a volte ci noi dicono: io ho l'endometriosi. Ok, non è una sola, nel senso che in alcuni soggetti ci sono dei piccoli focolai che per motivi che non capiamo neanche tanto, che non capiamo bene, non evolvono. Ci sono in altri invece che hanno un andamento distruttivo, nel senso che si impianta il livello dell'intestino, della vescica, eccetera. Ci sono dei soggetti dove tu fai una laparoscopia oggi a uno stadio iniziale, gliela fai per altri motivi, non so, dopo 5-6 anni allo stesso stadio iniziale. Certo. Quindi è quando uno dice: ho l'endometriosi, certo, anche lì va personalizzato. Che endometriosi hai? Tu? Bisogna stadiarle, cioè, in qualche maniera. Non sono tutti uguali. Ecco, un'ultima cosa che volevo chiedere, perché ormai siamo giunti ormai quasi alla fine, giusto? Ecco Franco, volevo un attimo che tu spiegassi il discorso della familiarità, perché noi abbiamo parlato di tumore all'ovaio e sappiamo che c'è una certa correlazione con anche il tumore del seno. Volevo che tu accennassi un attimo al discorso degli oncogeni che possono essere predisponenti ai due tipi di tumore che sono molto correlati tra di loro. E se qualche volta è possibile fare una asportazione degli organi anche se il tumore non c'è, tipo preventivo. Questo da un po' di anni, diciamo, si conosce, cioè la cosiddetta familiarità, quella che ha fatto, come sappiamo, portato a livello di conoscenza pubblica, eccetera, è stato il caso di Angelina Jolie, perché lei aveva un difetto genetico che aumentava enormemente il rischio di tumore al seno e il tumore all'ovaio. Lei ha fatto un trattamento che, mi ricordo, allora è stato criticato, secondo me invece lei ha fatto benissimo anche a esporre questo problema e anche come l'ho affrontato,
e attualmente nei soggetti che hanno un rischio familiare, ma ricordiamo che questi soggetti hanno vari in famiglia casi, seno, ovaio, può essere il colon, pancreas e prostata, tendono a colpire persone relativamente, per esempio se una donna di 35-36 anni le viene un tumore al seno, quasi sempre c'è un genetico, perché tendono a colpire fasce piuttosto giovani. Certamente è previsto già anche dalle linee, voglio dire, nazionali, che nei soggetti che per esempio che purtroppo vanno incontro a una patologia del genere si spieghi molto bene il rischio, parlavamo del seno, il rischio dell'ovaio, e viene consigliato anche quando appena, vuol dire, diciamo così, soddisfatta la loro linea procreativa, di intervenire con l'asportazione. Certo è una roba molto delicata e naturalmente va affrontato in un clima multidisciplinare, e assolutamente abbiamo bisogno del genetista, perché non si può assolutamente fare così, mi sembra, è una cosa, ci sono dei test che lo verificano, e quando viene verificato la raccomandazione è questa, che poi può passare attraverso degli scalini. Ecco, però mi limiterei a rispondere così, perché non sì, c'è un protocollo, c'è un protocollo, normalmente comunque lo si sa che in famiglia. Certo, esistono e non sono poi così rari, insomma. No, perché sarebbe paradossale, ma andrebbe un po' contro il giuramento di Ippocrate, no? Perché un demolire o rendere sterile una donna o far abortire una donna, sapete che va contro il giuramento di Ippocrate, ma in realtà si salvano molte donne, perché togliamo via poi quella zona che sarà. Il problema è dare soprattutto sedersi in un tavolo delle persone che desiderano, voglio dire, anche eseguire quelle ricerche, perché prima bisogna capire Chiaro. Se desiderano approfondire, e poi spiegare le problematiche, come stanno le cose, anche in termini di numeri, e cosa si può effettivamente fare. Chiaro. E si arriva anche a consigliare a volte di intervenire in senso demolitivo, perché purtroppo l'ovaio non lo controlli, mentre l'utero lo controlli, perché il collo ci fa i pap test, ci fa la colposcopia, la ricerca virale, eccetera, quello stesso a livello vulva, eccetera, eccetera. A livello del corpo uterino, anche lì lo controlli, perché in genere quando si ammala ti dà le perditine di sangue, tu ci puoi fare l'isteroscopia, te lo vai a vedere presto, e quindi ottieni dei tassi di guarigione alti, molto alti. L'ovaio ti accorgi sì, ma ti accorgi quando si è già ammalato, e quindi insomma questi sì. Casi che tu hai, però abbiamo parlato tutte di cose paurose stasera, no, abbiamo parlato di cose terrificanti. Infatti volevo aggiungere un commento che era una cosa da parte, visto che in questa serata un po' atipica, in cui mi sono trovata in mezzo a due mostri in senso buono, nel senso che mi trovo a capire parte di quello che dite, perché ne sono fuori, anche se magari l'alfabeto è lo stesso. Io ho notato una cosa che penso che vi accomuni assolutamente, il fatto che entrambi date un enorme, ma enorme è limitativo, una fondamentale importanza alla comunicazione, che è una cosa bellissima. Cioè il rapporto medico e paziente su cui si fonda il giuramento di Ippocrate di cui parlavamo, la fiducia bidirezionale del medico per il paziente e del paziente per il medico, tanto meglio nella vostra professione, non dico ovviamente anche nella mia, ma in questo momento parlo di voi due. Nella vostra professione, tanto più se avete a carico un'altra vita, perché di fatto voi avete a carico non soltanto la vita del paziente che avete davanti, ma anche qualcos'altro che sta per venire, che è in fieri, mettete l'accento, e mi è piaciuto moltissimo, sulla comunicazione, su mettersi sul tavolo e parlare con il genetista e illustrare e spiegare e dare numeri, dare possibilità, dare speranze. Questo per me è una cosa straordinaria che non tutti i nostri colleghi, e qua faccio un mea culpa per la categoria, trovano ancora il tempo e la voglia di fare. Perché è più facile fare una ricetta e darla al paziente e dire arrivederci e grazie, che dire scusi, ha delle domande, per caso sono stata chiara? Questo è bellissimo.
Certo. E questo sia fondamentale, e appunto Ippocrate in Grecia, noi nel 2021 a Mestre siamo ancora a parlarne, quindi realmente è un distinguo che fa la differenza. Posso dare una nota? Sono assolutamente d'accordo. A volte magari siamo schiacciati dalle tempistiche, sì. Per cui se posso dare una... Siccome abbiamo parlato di cose pesanti, volevo un'osservazione. Quando sono di cattivo umore, saltando un altro, quando sono di cattivo umore, c'è una giornata un po' così, quando ero giovane non ci badavo, adesso invece mi funziona, vado a vedere i bambini nelle culle, mi tirano sull'umore in una maniera fantastica, voglio dire qualcosa di bello. Sì, no, infatti, no, questo è assolutamente... Allora, io, quello che ha detto lei è fondamentale, io ho fondato tutta la mia carriera medica, se posso dire, sul consenso informato. Cioè io non ho mai congedato una paziente senza spiegare in realtà quello che avevo, quello che ho visto, soprattutto nel campo della diagnosi prenatale, che è più il campo mio, lui più sulla chirurgia, sono sulla diagnosi prenatale, perché negli anni anche la diagnosi prenatale è evoluta in una maniera spaventosa. Soprattutto gli ecografi, ahimè, c'è i pro e i contro dell'ecografo mega galattico, che una volta con gli ecografi vedevi un po' grigio, un po' bianco, un po' scuro, e se ti sfuggiva una malformazione, ahimè, oh, quello era. Gli strumenti di adesso, come ad esempio il mio ecografo, che ha delle possibilità incredibili, riesce a vedere addirittura i minimi particolari del cervello, come ad esempio il corpo calloso, ok? Il verme cerebellare, cioè vedi delle cose impressionanti. Che cosa impone? Impone nella persona che lo fa, si parlava prima di expertise, una grande voglia di imparare sempre di più, fare corsi su corsi, imparare eccetera eccetera. Io andavo a Roma a settimane per imparare dal professor Giorlandino, e poi bisogna spiegare tutto quello, perché se una vede sti colori, sta roba, non capisce, può prendere anche paura. È molto importante. Bene, allora è volato il tempo, e per cui noi... Se loro avevano qualche cosa da chiedere, visto che sono... Non lo so. È stato tutto chiarissimo, super mega limpido e cristallino. Beh, anche perché Andrea penso non abbia mai fatto il pop test. No, quindi, suppongo. Allora io ringrazierei veramente con tanto affetto il dottor Franco Garbin, prima amico e dopo per 20 anni mio primario. È una grande amicizia, perché eravamo sempre in sala operatoria insieme, non abbiamo mai avuto motivi di screzio, siamo sempre stati insieme e anche divertendoci molto spesso, e lo ringrazio tantissimo per la sua intervista, e ringrazio Ilaria, che se vuoi concludere. Vabbè, io col prossimo appuntamento che credo anche sia... Mi coinvolgo in parte. Io ringrazio entrambi, perché io ogni volta che vengo qui imparo, cioè quindi prima o poi io vengo qua con il quadernino e mi scrivo gli appunti, perché da lui ce n'è sempre una da imparare a livello di massime, di storia della medicina, potrebbe credo insegnarla. Su di te non devo dire niente, perché io ubbidisco e basta. E volevo dare appuntamento sicuramente lunedì prossimo, stesso orario, stesse persone, purtroppo per voi, ecco, a presentare, e con un personal trainer, quindi continueremo il nostro percorso che abbiamo iniziato con un nutrizionista, con il volerci bene, il prenderci cura di noi stessi. Anche col fisioterapista, per il discorso dell'articolazione, della postura. È che appunto un personal trainer, che è Jacopo Seno, che è una persona che io stimo moltissimo, e vedremo cosa ci dirà lui a proposito di questi lockdown o in generale cosa fare per stare bene. È stata un'altra serata interessante, saluto grazie. Tutti quanti voi e alla prossima. Grazie. Buona serata. Grazie. Sapete cosa? Avete parlato di cose brutte, ma l'ha detto lei, ma l'avete...